Eccoci di nuovo qui. Un'altra differenza importante che ho trovato tra il tuo corso e altri vari corsi, documenti, libri, insomma, fonti di informazione che si trovano in giro, anche decisamente accreditate alcune, è che tu non fai completamente accenno a, ora perdonatemi, non ricordo il nome, diciamo la valenza periodica della runa. Hai capito di cosa Sì, parlo? certo. Sì, si parla della ruota runica dell'anno piuttosto che ogni mese dell'anno è sorretto, retto da una runa, piuttosto che anche le ore del giorno sono rette da una runa. Beh, guarda, innanzitutto bisogna dire che tradizionalmente questa cosa non è mai esistita, cioè non esiste un documento storico, archeologico, mitologico, dove si fa riferimento al fatto che i mesi dell'anno, piuttosto che i giorni, piuttosto che addirittura le ore del giorno, sono rette da una runa piuttosto che da un'altra. Questa è una cosa che tradizionalmente non esiste. Ovviamente, essendo io un tradizionalista, e io non faccio nient'altro quando insegno che riportare ciò che io ho appreso, quindi non posso inserire una cosa che oggettivamente non ha nessun riscontro da un punto di vista tradizionale. Uno potrebbe anche dire sì, però se funziona potrebbe anche essere preso in considerazione. Sì, se funziona, ma attenzione, qui stiamo parlando di aspetti meditativi. Stiamo parlando di aspetti spirituali o di aspetti, peggio ancora, magici. E a questo proposito voglio anche segnalare una cosa. Parlare della ruota dell'anno, parlare delle rune che sorreggono i mesi dell'anno, ma signori, dovremmo ricordarci che anticamente i mesi non erano 12, erano 13. E il calendario era lunare, non era solare. Quindi il calendario solare, quello gregoriano, che è stato appunto attivato da Papa Gregorio, non ricordo esattamente l'anno, ma mi sembra intorno al 1400, 1500, qualcosa del genere. Prima il calendario è sempre stato lunare, vuol dire che si basava sulle 13 lune piene. Ecco, capiamo anche qui che pensare di parlare della ruota dell'anno, della ruota runica dei mesi, dei giorni, delle ore, con un calendario gregoriano che nulla a che vedere con la nostra tradizione, insomma, mi sembra un aspetto molto new age, ma sicuramente molto poco tradizionale. Pertanto non ritengo che sia efficace neanche a livello meditativo, perché non c'è bisogno di meditare su una runa, da un punto di vista di giorni, ore, piuttosto che mesi, settimane o della ruota dell'anno. Insomma, se volete, meditare, cosa che già l'aspetto della meditazione i nostri antichi non la conoscevano, esistevano semmai esisteva la contemplazione e non la meditazione, ma Scusa, sottolineo per chi magari non lo sapesse, quando parli di i nostri antichi, intendi legati alla tradizione che tu segui. certo, intendo gli antenati germanico-scandinavi, Perfetto. intendo questi. Non esisteva la meditazione, pertanto, però se oggi noi preferiamo parlare di pratiche interiori, ma se uno preferisce parlare di meditazione, beh, può tranquillamente meditare con qualsiasi runa senza fissare il fatto che quel giorno è retto da una runa oppure che un'ora del giorno è retto da una runa o tantomeno che i mesi dell'anno sono retti da delle rune perché, ripeto, i mesi dell'anno anticamente erano lunari e non solari. Grazie.